Vediamo in questa breve pillola di video come è possibile elaborare un'analisi di bilancio completa partendo da un PDF di un bilancio, in questo caso in formato civilistico, che l'utente può ottenere grazie al rapporto diretto con il cliente, nell'ipotesi che questo bilancio non sia già disponibile presso una banca dati. Quante volte sarà capitato ai professionisti di imprese, quindi ai commercialisti, alle stesse imprese, a chi opera all'interno del sistema bancario, di ricevere dal cliente finale appunto un bilancio che è già stato predisposto e preparato, ma non è ancora stato depositato presso le banche dati ufficiali, quindi presso il registro delle imprese, e quindi non è possibile ottenerlo attraverso le normali procedure, ma bisogna appunto utilizzare ciò che si è ottenuto, quindi il PDF che magari è arrivato via email, o comunque in un formato non editabile. Vediamo che con Linux è possibile in pochissimi istanti elaborare un'analisi completa caricando il file di bilancio così come viene ricevuto. Immaginate, abbiamo preso un caso qualsiasi, anche abbastanza brutto se volete, nel senso che si tratta di un bilancio di circa 76 pagine che all'interno c'ha parecchio contenuto, ovviamente come è normale per tutti i bilanci depositati. E all'interno, in una sezione non necessariamente definita a priori, sono presenti è presente il prospetto dei dati contabili, ok? Quindi completi, vedete, c'è la relazione del certificatore, quindi all'interno del documento c'è il bilancio in formato civilistico completo di stato patrimoniale e rendiconto finanziario. Andiamo a vedere come fare su Linux. Immaginate di essere già entrati su Linux, di avere attivato la vostra area riservata per quelle configurazioni che lo prevedono. A questo punto notate che all'interno di Linux è disponibile come ultimo periodo soltanto il dicembre 2019. Avete appunto l'esigenza di dover caricare un bilancio più aggiornato, sapendo, questa è l'ipotesi di lavoro, che il bilancio non è disponibile all'interno delle banche dati ufficiali, perché in quel caso sappiamo che potremmo andarla a recuperare rapidamente direttamente dal registro ufficiale. Andiamo a recuperare il nostro bilancio in formato PDF dalla nostra cartella di lavoro. Non bisogna fare altro che prenderlo e trasferirlo, vedete, trasferirlo all'interno di questo punto di caricamento, no? Per l'anagrafica oggetto d'esame. Vedete che la procedura riconosce che si tratta di un file PDF, chiaramente prevede un debito aggiuntivo in crediti, ricordo che un credito corrisponde a un euro, e che viene addebitato soltanto se l'operazione va a buon fine. Questo perché? Perché è evidente che non tutti i bilanci possono essere elaborati automaticamente, perché ci sono alcune tipologie di PDF che no, informaticamente non possono essere trattate. Dopo il caricamento è sufficiente effettuare e quindi confermare l'operazione con un ok. Se l'operazione va a buon fine, tra qualche istante vedrete che viene aggiunta, come in questo caso avviene, vedete l'operazione è andata a buon fine, possiamo confermare e dopo la conferma dell'operazione vedete che automaticamente anche la colonna del 2020 con i dati che sono presenti nel bilancio è comparsa, quindi un secondo fa questa colonna non era sul Linux, non era all'interno del sistema, era su un PDF di bilancio esterno al sistema, l'abbiamo caricato, abbiamo ottenuto in tempo reale, in pochi istanti, il caricamento anche di questa annualità, che viene automaticamente verificata e controllata in tutti i suoi aspetti, così come gli utenti Linux sanno, avviene all'interno appunto della piattaforma, viene elaborato il conto economico, lo stato patrimoniale, il rendiconto finanziario, gli indici, il rendiconto EC e tutto il modello d'analisi che conoscete. Diciamo, rappresenta appunto la profondità prevista da Linus. Anche per il 2020 a questo punto è possibile attivare per esempio il report automatico che come vedete viene elaborato sul 2020 e che include tutte le informazioni che è possibile estrarre automaticamente appunto da un periodo contabile che ripeto qualche istante fa era presente su un PDF. In un processo tradizionale l'utente deve prima appunto ricopiare i dati diciamo all'interno di un sistema o in Excel, poi andarla a riclassificare e poi effettuare queste elaborazioni. Linux tutto questo avviene in tempo reale e tra l'altro in calce a questa tabella o comunque all'interno del software nel modulo del menu di analisi bilancio trovate anche la rielaborazione dello schema civilistico anche per l'ultimo anno appena caricato.
Chiaramente la fonte dati viene sempre messa a disposizione dell'utente, no? La fonte dati utilizzata per effettuare l'intera elaborazione è sempre a disposizione dell'utente in modo che eventualmente possa effettuare delle verifiche. Tenete conto che, come sapete, Linus effettua tutta una serie di controlli di qualità e che nel caso in cui dovessero emergere delle anomalie, queste verrebbero evidenziate con tutta una serie di messaggistiche che consentono all'utente di capire qual è il caso. La cosa importante con cui chiuderei questa breve pillola è che il caricamento può essere effettuato anche nella pagina home, vedete nella pagina, diciamo, iniziale, e che si attiva appunto quando entriamo in aree riservate e clicchiamo su questo simbolino qui in alto. Perché magari può anche accadere che un utente ha sulla scrivania diversi bilanci PDF e non vuole verificare, no, la corrispondenza tra il documento cartaceo e l'analisi che ha all'interno dell'anagrafica. In quel caso, immaginate di avere appunto decine, centinaia di PDF sulla scrivania da elaborare, potete direttamente dall'home page andare a recuperare il file, caricarlo direttamente in questo punto di raccolta, confermare l'operazione esattamente come abbiamo fatto prima. In questo caso Linus prima verifica a quale anagrafica corrisponde quella situazione contabile che è stata caricata, vede, in questo caso lo mette in evidenza. Soltanto dopo che l'utente ha confermato l'operazione, allora associa i dati contabili di questa operazione, di questo formato di bilancio, all'anagrafica corrispondente. In questo caso si ha la certezza, in questo modo si ha la certezza di azzerare gli errori e azzerare i tempi di lavoro, potendo dedicarsi integralmente all'analisi del contenuto, quindi dell'elaborazione dei risultati dell'analisi, e quindi a entrare nel merito della valutazione dell'azienda oggetto d'esame.